Ciao a tutti, questa è la terza video lezione e vi ricordo che io faccio lezioni di chitarra e video lezioni. Se siete interessati potete contattarmi tramite mail e ci potremo accordare di conseguenza. E, vi lascio il mio bigliettino da visita e oggi andremo a vederci come accordare la chitarra. Ah, in descrizione vi lascio il link di un buon accordatore per un'app per telefono. E per telefono e, che è molto comodo e vi farò vedere nel video con le immagini come ottenere tutte le note mi, si, sol, re, la, mi. Ok? È molto semplice in realtà. Sapendo le sigle internazionali, internazionali sono le note che puoi usare ovunque. Quindi, in che senso? Se io dico la minore, non tutti mi possono capire. Quindi, anche se nelle tablature, anche su internet, note delle canzoni, voi cercherete le sigle internazionali e non proprio scritto la minore, mi minore, eccetera, eccetera. Ok, quindi scrivete con carta e penna, scusate, fatti un accento. Allora, A sarebbe La, B sarebbe Si, C sarebbe Do, D sarebbe Re, E sarebbe Mi, F sarebbe Fa e G sarebbe Sol. Ok? Quindi A, B, C, D, E, F, G. Ok? Sarebbe La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol. Ok? Quindi scaricando l'accordatore, allora Mi prima corda sarebbe E, quindi con l'accordatore dovrete ottenere la freccetta che indica il centro e vi segnerà E in verde. Questa è Si, quindi B. Questa è Sol, quindi G, questa G, questa è la quarta corda di Re, quindi D, questa è la quinta, D. Questa è la quinta corda, la minore, scusatemi, la, quindi A, e sesta corda, Mi, che sarà sempre E, ok? Quindi molto semplice. Ok? Quindi molto semplice, con l'accordatore vi basterà centrare la freccetta al centro, ottenere la schermata verde di accordato, un suono e avrete accordato la chitarra in modo ovviamente standard, che se volete accordarla più bassa ci stanno altre tecniche che adesso non andrò a spiegare. Mentre il secondo modo, vi faccio vedere cosa faccio in questo caso. Ho scordato la chitarra di mia iniziativa. Perché? Non perché sono pazzo, ma perché così vi spiego meglio. Allora, se non avete l'accordatore fisico a portata di mano, o avete il telefono scarico, o comunque non avete un accordatore, non sapete come fare, vi basterà avere anche solo una corda della chitarra accordata perfettamente per accordare bene la chitarra. Certo, ci sarà un po' di lavoro da fare, non sarà proprio semplicissimo all'inizio, soprattutto per l'orecchio, però io intanto vi spiego come.
Potete partire dalla corda più accordata, secondo voi, che suona meglio, e quindi accordare tutte le altre di conseguenza. Come? Allora, partiamo dalla sesta corda. Questa è accordata. La quinta no. La quarta no. La terza no. La seconda no. E la prima no. Quindi tutte tranne la sesta corda sono scordate. Allora, partiamo. Allora, proprio sul quinto tasto della sesta corda, ok? Perché questo? Perché questa è la nota di La e dovrà suonare con la corda a vuoto di La. Sentite? È scordata. Quindi che facciamo? Sulla sesta corda sentiamo e dovremo ottenere questo suono sulla quinta corda. In questo caso andiamo a girare la manopolina della quinta corda. E con un po' di tentativi vedremo se abbiamo accordato la quinta corda. Ok, quindi questo l'ho fatto per sentire se era accordata, che parte col Mi minore o un Mi maggiore, come volete. Quindi quinto tasto della sesta corda, La, alziamo un altro pochino ed ecco qui. Ovviamente si scorderanno se è nuova la chitarra, avete appena cambiato le corde o cose così, si scorderà, quindi dateci sempre un'altra accordatina, perché è molto semplice, si scordino, non è un problema delle chitarre. E quindi facciamo la stessa cosa sulla quinta corda, sul quinto tasto, quindi Re. E avremo Re. Quindi, come abbiamo al contrario di quello che abbiamo detto prima, il Re è accordato. Ok, quindi potevate partire anche col quinto tasto di Re e avere il Sol accordato, quindi potete accordare il Sol oppure con questa nota, con il Re a vuoto, potevamo accordarci il La della corda a vuoto. Come? Perché questa dovevamo arrivare a far suonare questa. Ok? E avevamo, quindi tornando indietro, potevamo accordare indietro. Invece in questo caso stiamo accordando sempre a scendere. Quindi adesso Re, quinto tasto della quarta corda, e dobbiamo accordare la terza corda. Quindi vedete? Adesso solo sulla terza corda bisogna andare sul quarto tasto, quindi mezzo tono più basso, invece di 5 tasti 4, e premeremo la nota di Si. Quindi 5, 5, 5, 4, anche il Si è accordato, e di nuovo 5. Ok, quindi quello che dovrete ottenere sarà questo. Ok, spero che vi sia stato utile e vi lascio tutto in descrizione e se vi è piaciuto il video condividete, mettete mi piace. E soprattutto per le video lezioni contattatemi e potremmo accordarci per un corso chitarristico. Ciao a tutti!